Buongiorno a tutti, saluto il pubblico in sala, grazie per la vostra presenza emozionante dopo questo periodo difficile. Saluto tutti quelli che si sono collegati con noi e vedo, ecco, il nostro ospite stamattina, Franco Bassanini. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti e buongiorno a te Anna. Franco Bassanini non si può fare il suo curriculum perché sarebbe troppo lungo, quindi in breve, lei è ben conosciuto dal pubblico del Festival, 5 legislature in Parlamento, ministro nei governi di Prodi, D'Alema, Amato. Lei è stato il padre, o ha portato avanti 4 riforme della macchina statale, diciamo. E poi adesso è presidente di Open Fiber, però continua anche a occuparsi di affari pubblici con la Fondazione Astrid, a pensare al nostro futuro. Vorrei sottolineare che ha anche esportato la sua energia riformatrice, perché è stato anche a Parigi un consigliere per Raffarin e ha fatto parte della commissione Attali, scelto da Sarkozy, per riformare la Francia. Il nostro programma stamattina comincia con una battuta. La pubblica amministrazione italiana chiaramente non è adeguata. Lei condivide questo giudizio così severo? Il collegamento ci fa uno scherzetto di partenza. Presidente, mi sente? Ma è la domenica mattina, le macchine si devono anche svegliare, è un po'... Eh sì, arriveranno. Sono di nuovo collegato. Bene, quindi ci sente, ecco, e adesso ci vediamo anche. Quindi dicevo che nel nostro programma c'è una battuta. La classe dirigente della pubblica amministrazione italiana è chiaramente inadeguata. Grazie. Allora, Presidente, lei condivide questo giudizio? Diciamo che è un giudizio che può essere condiviso in linea di massima. Se partiamo dall'idea che non si può fare di ogni erba un fascio, ci sono anche straordinarie competenze, straordinarie professionalità nella nostra amministrazione. È vero che la nostra amministrazione, la classe dirigente della nostra amministrazione è molto invecchiata, perché circa 30 anni di politiche di austerità, di blocco del turnover nella pubblica amministrazione hanno impedito quel naturale rinnovamento che avrebbe dovuto portare anche a reclutare professionalità nuove, giovani nativi digitali, giovani aventi gli skills che servono nella società digitale, informatici, ingegneri, manager formati con le nuove tecniche di management privato ma anche pubblico. Tutto questo nei decenni passati non è avvenuto perché? Perché l'Italia si è trovata alla fine degli anni 80 con il carico sulle spalle di un mostruoso debito pubblico. Gli anni tra il 70 e il 90 sono anni nei quali la nostra economia era in crescita, c'era una relativa stabilità di governo perché le maggioranze erano maggioranze di centrosinistra, ma sono state anche accumulate con scelte politiche molto spesso corrive, molto spesso clientelari, e sono stato accumulato un debito pubblico molto consistente. Il debito pubblico italiano è praticamente triplicato nel ventennio tra il 1970 e il 1990.
Da quel momento in poi, anche perché cambiava lo scenario, contavano molto di più i mercati finanziari internazionali che dovevano, come dire, acquistare il debito pubblico italiano. Siamo entrati poi, sono state attivate le regole europee, le regole di Maastricht, poi il patto di stabilità, siamo entrati nell'unione monetaria, diciamo sono rese necessarie politiche di austerità. Nell'ambito di queste politiche di austerità occorreva ridurre fortemente la spesa pubblica. Questo ha portato a bloccare il turnover, il rinnovamento. Sono state fatte anche delle deroghe a questo turnover, ma delle deroghe in stato di assoluta necessità e non sempre con logiche molto razionali. Per fare soltanto un esempio, è chiaro che se in un piccolo comune muore l'unico becchino, bisognerà assumere un becchino, perché altrimenti il cimitero non lo cura nessuno. Però non è che questo porta alla immissione di professionalità nuove, di capacità nuove nelle pubbliche amministrazioni. Le stesse riforme fatte negli anni 90, penso alla riforma Amato-Sacconi che poi è stata completata da Cassese, alla riforma che porta il mio nome, ma è un lavoro di squadra a cui parteciparono molti, a partire dal povero Massimo D'Antona che fu poi assassinato dalle Brigate Rosse. Penso poi alla riforma Brunetta e infine alla riforma Madia, sono state dominate da questo vincolo. Bisogna riformare, ma il primo vincolo è ridurre la spesa. Quindi gli investimenti necessari sul rinnovamento della pubblica amministrazione non si possono fare. Erano nozze fatte con i fichi secchi, riforme fatte con i fichi secchi. Questo è la grande differenza rispetto a quello che allo scenario che abbiamo davanti adesso. Appunto, allora, dopo 30 anni di risparmi c'è un assegno europeo che rischia di arrivare se siamo bravi, bisogna essere bravi però. Secondo lei cosa bisogna fare in priorità? Allora, intanto diciamo questo, che pur con i loro limiti e pur segnati da una fase di implementazione molto, molto ondivaga, per cui molte di queste riforme che ricordavo non hanno avuto coerente implementazione, coerente execution. Nonostante questo... Abbiamo perso il collegamento. C'è forse un problemino di collegamento internet da Franco Bassanini, che forse... Vabbè, il presidente di Open Fiber, quindi possiamo sperare che tra qualche anno non avremo più questo tipo di problemi, però per ora siamo lì. Allora, niente. Oh, non ce l'abbiamo nemmeno al telefono? Ok. Bon, allora, nel frattempo vi racconto un po'. Quindi, quando avremo recuperato Franco Bassanini, andremo avanti sull'argomento trattato da lui. Io ho un po' di domande, quindi diciamo che lo orienterò verso i suoi progetti, le conclusioni della sua conoscenza dei problemi, ovviamente anche dell'aggiornamento proposto dal ministro Brunetta, e poi avremo tempo per voi in sala, quindi c'è lì un microfono sulla mia destra dove potrete tutti, spero, andare a fare le vostre domande a Franco Bassanini se lo ritroviamo. Se no... io vi sento in questo momento. Io ho fatto
Mi sono anche spostato per vedere se per caso era un problema qui da me, anche se per la verità negli ultimi mesi non ho mai avuto problemi io, quindi non so. Allora, vi stavo dicendo, noi oggi, mentre 30 anni fa l'Italia aveva un numero di dipendenti pubblici e una spesa pubblica per le pubbliche amministrazioni che superava di circa il 20% la media OCSE, oggi siamo al di sotto della media dei paesi OCSE, tanto per il numero di dipendenti pubblici quanto per il costo delle amministrazioni pubbliche. Quindi questo è un risultato, come dire, che è stato comunque acquisito con le riforme di questi anni. Il piano europeo di rilancio però ci dà adesso, ci apre la strada a mezzi nuovi. Cosa ne facciamo? Cosa bisognerebbe farne? Ecco, allora, il primo problema è questo, che finalmente c'è la possibilità di investire sulla riforma e sulla modernizzazione della pubblica amministrazione. E investire che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto immettere nella pubblica amministrazione italiana, fortemente invecchiata e fortemente degradata di professionalità tecniche e manageriali, immettere dirigenti e tecnici giovani, nativi digitali, con competenze nei settori in cui siamo più carenti, penso agli ingegneri, agli informatici, ma non solo, anche a economisti, statisti, eccetera, eccetera. Cioè, ogni amministrazione italiana, non tutte, ma gran parte delle amministrazioni italiane hanno carenze di competenze tecniche. Oggi c'è la possibilità, utilizzando le risorse del piano nazionale di riforma, le risorse che ci vengono dal Next Generation EU europeo, di fare un'operazione straordinaria di ringiovanimento e soprattutto di riqualificazione tecnica delle pubbliche amministrazioni. Devo dire che è il punto di avvio su cui il governo Draghi ha subito fatto leva per questa parte, comprendendo che la richiesta di ammodernamento della pubblica amministrazione, più che tradursi in una ennesima grande riforma, si tratta casomai di implementare le riforme precedenti che sono rimaste in larga parte inapplicate, deve partire appunto dal dotare le pubbliche amministrazioni delle competenze e delle professionalità che mancano. Il decreto approvato proprio in questi giorni non è ancora in gazzetta ufficiale, non ne conosciamo ancora il testo, come dire, definitivo e dettagliato, però il Consiglio dei Ministri l'ha approvato e sono state diffuse un documento, una serie di slides che ne indicano i contenuti. È un primo passo decisivo in questa direzione. Decisivo in questa direzione perché è concentrato soprattutto sull'attuazione del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Però prevede intanto un grosso potenziamento delle strutture delle strutture dei tribunali, delle corti d'assise, del sistema giustizia, per consentire di ridurre in maniera drastica l'arretrato giudiziario. Questo è uno dei settori, chiamiamolo pure della pubblica amministrazione, perché anche la giustizia è un servizio pubblico, un servizio della pubblica amministrazione, in cui siamo veramente più arretrati, perché i tempi della giustizia italiana rappresentano sono biblici sia nel civile che nel penale. L'unico settore in cui c'è stata una riduzione di tempi dovuta a una serie di riforme è la giustizia amministrativa. Mi scusi se la interrompo, anche se il sistema l'abbiamo riperso. Assistente, che il suo collegamento è debole, si vede anche l'immagine. Vabbè, siamo tornati al festival e comunque un piacere stare insieme, ovviamente la tecnologia è ancora un po' dietro, però pazienza.
Allora, arriverà. Eccomi. Ecco, siccome perdiamo un po' di tempo, purtroppo ogni volta che cade la linea dobbiamo andare avanti un po' e tornare ai nostri dirigenti senza andare nel complessivo del problema dell'amministrazione in generale. Quindi mi dispiace, lasciamo la giustizia a questo punto e torniamo al problema veramente di avere un'elite, perché un esercito va bene se i generali sono bravi, cioè non è una condizione fondamentale. I nostri dirigenti nella pubblica amministrazione attualmente abbiamo capito che sono di una classe di età un po' avanzata, non sono stati rinnovati, magari non hanno le competenze moderne che servono sul digitale. Hanno, per esempio, sul piano manageriale, cosa pensa, Presidente, della capacità manageriale dei nostri dirigenti della pubblica amministrazione? Guardi, su questo, ripeto, bisogna evitare di fare di ogni erba un fascio. Quindi non possiamo dare un giudizio che li riguarda tutti. Certo, noi abbiamo la dirigenza amministrativa che ha prevalentemente una formazione giuridica e che è stata selezionata spesso con criteri che riguardano l'accertamento delle sue competenze giuridiche. Mentre le tipiche capacità del manager, la capacità di guidare le persone, di motivare le persone, di guidare organizzazioni complesse, nel nostro sistema di reclutamento del passato, da cui vengono, appunto, dato l'invecchiamento, la gran parte dei dirigenti, non era una verifica che venisse fatta. Quindi la selezione della nostra attuale dirigenza è avvenuta con criteri che non assicurano in partenza la sua capacità manageriale, gli skills propri di un manager moderno. Anche questo è uno dei punti su cui la nuova fase di reclutamento che si apre adesso dovrà, come dire, rimediare, reclutando manager, dirigenti dell'amministrazione sulla base appunto di un accertamento non della loro conoscenza delle norme giuridiche, ma dell'effettiva dotazione delle capacità di governo e di guida di organizzazioni complesse. Allora, sul piano delle carriere, lei al suo tempo fu accusato di aver introdotto in Italia lo spoil system. Noi sappiamo che quando le parole inglesi sbarcano in Italia spesso cambiano un po' di senso, di significato. Vorrei sapere cosa era il suo cosiddetto spoil system, prima di tutto, poi ne parleremo. Allora, intanto uno spoil system all'americana in Italia non c'è. Cioè, che cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti succede che quando si elegge un nuovo presidente ci sono diverse migliaia di dirigenti, di agenzie federali, di amministrazioni federali che perdono il posto e sono e devono essere o confermati o sostituiti liberamente. C'è l'equipe della transizione che guida questa fase, no? Persone selezionate dall'amministrazione, dalla nuova squadra del nuovo presidente. Questo in Italia non c'è. In Italia, prima della riforma Bassanini, l'alta dirigenza pubblica era spaccata a metà. Una parte, e sto parlando di una parte importante, i dirigenti di tutte le amministrazioni regalienti. Penso ai prefetti, agli ambasciatori, agli alti gradi militari, ammiragli, generali e così via, erano, come dire, in regime, se vogliamo, di spoil system, ma di spoil system all'italiana, nel senso che qualunque governo in qualunque momento poteva cambiarli e sostituirli nell'incarico e metterli a disposizione. Sostanzialmente quindi poteva decidere che il prefetto di Milano veniva sostituito da un altro prefetto e metterlo a disposizione. Quindi si entrava nella carriera con concorso, ma poi l'incarico in queste amministrazioni molto importanti era a discrezione di ogni nuovo governo. Vogliamo chiamarlo spoil system anche questo? C'era già per
molte amministrazioni fondamentali come interni, difesa e Ministero degli Esteri. Quindi la sua riforma ha allargato il campo di intervento. Viceversa, che cosa accadeva nelle altre amministrazioni? Nelle altre amministrazioni i dirigenti erano anch'essi, gli incarichi di dirigenti erano anch'essi attribuiti con una decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro competente, dovevano essere scelti anche questi tra chi aveva vinto un concorso, però, punto primo, si potevano scegliere anche fuori dei vincitori di concorso, se il posto era vacante. Punto secondo, quando un dirigente era nominato con una scelta politica, non poteva essere sostituito nel suo posto, anche se, come dire, le sue risultati, le sue performance erano mediocri o addirittura pessime. Tanto che per cambiare i dirigenti l'uso era quella di, per così dire, promuoverli, per esempio nominarli consiglieri di Stato, oppure nominarli presidenti di una banca pubblica, allora erano tante ancora le banche pubbliche, o di qualche altro ente o agenzia. Quello che abbiamo introdotto è stato un meccanismo diverso. Abbiamo lasciato le amministrazioni, che dicevo prima, regaliene, interni, esteri, difesa, così come erano, anche perché in quelle amministrazioni è vero che c'era una sorta di spoils system all'italiana, ma c'erano anche delle forti classi dirigenti, il corpo prefettizio, il Ministero degli Esteri, che rendevano difficili, come dire, applicare criteri brutalmente clientelari. Nelle altre amministrazioni abbiamo stabilito la regola per cui tutti quelli che venivano nominati, salvo una piccolissima percentuale, dovevano essere vincitori di concorso, erano nominati per un periodo predeterminato, mediamente 5 anni, con un contratto che doveva definire anche i loro obiettivi, che venivano aggiornati annualmente, e alla fine del periodo di contratto dovevano essere valutati con meccanismi imparziali sulla base degli risultati, di indicatori di risultato, e su questa base potevano essere confermati oppure non confermati ed eventualmente promossi se i risultati erano eccellenti. Quindi e così si introduceva un meccanismo di valutazione delle performance. La verità qual è? Questo è stato introdotto, ma questo meccanismo di valutazione delle performance ha funzionato soltanto in pochissime amministrazioni e in molte altre non è stato realmente applicato. Le riforme successive, Brunetta e Madia, sono ritornate su questo, cercando, come dire, percorrendo in sostanza la stessa strada, perché è inevitabile che, cioè noi dobbiamo, non possiamo pensare che nella pubblica amministrazione, una volta nominato un dirigente, peraltro con una scelta politica come avveniva 30 anni fa, questo poi... Il fantasma della domenica mattina che... Allora siamo di nuovo abbandonati da Franco Bassanini. Mi dispiace. Ma no, non è che gli possiamo suggerire una connessione internet? Fa l'effetto di un wifi che è disfunzionante. Presidente di Open Fiber, l'anno prossimo al festival deve parlare di connessioni internet, di digitalizzazione, di dirigenti degli impianti di digitalizzazione, non lo so. C'è? Guardo. Ecco, prego.
Ma mi sembra la domanda perfetta. Lo Stato è in grado di garantire una... Difatti, no, ma è un po' quello che lui dice quando dice che manca allo Stato, nel senso all'amministrazione, competenze, informatici, matematici. Io vi sento adesso, mi sentite? Sì. Stavamo a chiedersi se lo Stato era in grado di garantire connessioni internet valide. Dobbiamo, purtroppo, ogni volta che c'è così una perdita di segnale, perdiamo tempo anche noi. Allora, Franco Bassanini, il piano del ministro Brunetta dà continuità o rottura con quello che è stato fatto finora? A parte abbiamo capito bene la parte risparmi, che adesso non c'è più, ma sul rinnovamento della classe dirigente? Allora, a me pare, da quello che ho capito e che si capisce finora, che Brunetta abbia fatto una scelta che io giudico razionale e opportuna. E la scelta è di non progettare una nuova riforma complessiva della pubblica amministrazione. Ripeto, noi abbiamo avuto in 30 anni grosso modo 4 riforme importanti, sono in una linea di sostanziale continuità. Tutte le 4 riforme intendono inserire in una progressiva linea di digitalizzazione dell'amministrazione, ma intendono inserire soprattutto criteri di valutazione dei risultati, quindi di merito e di professionalità nella pubblica amministrazione. È una linea che Brunetta intende continuare, soprattutto dedicandosi alla execution, alla implementazione di queste riforme, che è stata molto parziale. Voglio dire, alcune di queste riforme, pensate per esempio della riforma Bassanini, un punto fondamentale era l'autocertificazione. Oggi all'autocertificazione si fa ricorso largamente. Tutti gli italiani fanno autocertificazione anche quando non lo sanno. Vi faccio un esempio, Anna. Fino al 1995, ogni volta che si scriveva a scuola un bambino o una bambina, si doveva presentare il certificato di nascita, non solo per la prima elementare, ma anche per le classi successive. Quando abbiamo introdotto nel 97 l'autocertificazione, il genitore firma un modulo a scuola nel quale, senza che lui neppure lo sappia, c'è l'autocertificazione della data e del luogo di nascita del bambino o della bambina. Sono autocertificazioni che ormai vengono fatte senza neppure sapere che sono autocertificazioni. Siamo scesi da parecchi decine di milioni, si calcolava che fossero quasi 100 milioni di certificati presentati, che ogni anno i cittadini dovevano andare a ritirare in una pubblica amministrazione e poi presentare ad un'altra amministrazione, siamo scesi a meno di 10 milioni, quindi qui il risultato c'è stato. Brunetta invece, mi pare di capire, intende intervenire in due direzioni. Una, che non è il cuore della discussione di oggi, che è dare un ulteriore colpo sulla strada della semplificazione dei procedimenti, dei controlli, delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze, delle complicazioni dei processi di decisione dove devono intervenire più amministrazioni. Il decreto semplificazione approvato qualche giorno fa dal governo va nella direzione giusta, non dico che non si possa fare ancora qualche cosa in quella direzione, certamente sì, però va nella direzione giusta. La seconda cosa è concentrarsi appunto sul reclutamento e sulla formazione professionale dei dipendenti e dei dirigenti pubblici. Qui c'è una prima fase, che è quella del decreto appena approvato, che non conosciamo ancora nel testo
definitivo, che è collegata soprattutto all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e che introduce da un lato l'idea di cominciare ad attivare la collaborazione di una serie di professionalità tecniche soprattutto, con contratti a tempo determinato, che potranno in un domani, attraverso i concorsi, dar luogo all'immissione definitiva nella pubblica amministrazione di questi tecnici collaboratori a tempo determinato, perché la loro collaborazione verrà valutata nell'ambito dei concorsi a cui parteciperanno. Questa è una strada per poter avere rapidamente, per esempio, sono previsti l'assunzione a tempo determinato di 1000 persone, 3 anni che possono diventare 5, per supportare le amministrazioni locali nella gestione di attività e di procedure complesse. Sono le amministrazioni locali che dovranno attuare progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È previsto invece l'assunzione in via definitiva di parecchie migliaia di giovani per formare gli uffici del processo nelle pubbliche amministrazioni, gli uffici del giudice. Noi abbiamo nell'amministrazione della giustizia italiana questa singolare cosa per cui i giudici lavorano da soli, si scrivono le sentenze col computer o a mano, devono fare le loro ricerche di giurisprudenza da sole, non c'hanno, come dire, un collaboratore, una segretaria, un documentarista. Naturalmente la loro produttività potrebbe aumentare se ciascuno di loro avesse un piccolo staff di collaboratori, e quindi questo potrebbe accelerare e soprattutto potrebbe servire per smaltire l'enorme arretrato della giustizia civile e penale italiana. Sulla formazione, l'altro lato dello sforzo che lei chiedeva, c'è qualcosa di previsto? C'è speranza? Allora, sulla formazione dei dirigenti, sto parlando dei dirigenti della pubblica amministrazione. Sì, allora sulla formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione, non conoscendo ancora il testo di quest'ultimo decreto legge approvato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri, non sono in grado di dire se in questo c'è qualcosa o no. Sottolineo un punto che però per me è abbastanza importante. In altri paesi, penso per esempio alla Francia, esatto. È vero che in Francia tutto è in fase di cambiamento perché siamo di fronte al superamento del modello ENA, École Nationale d'Administration, no? Però in altri paesi, soprattutto l'accento è posto innanzitutto sulla selezione, cioè sul reclutamento iniziale dei dirigenti. L'ENA, io sono stato consigliere d'amministrazione dell'ENA per alcuni anni all'inizio, cioè 20 anni fa, l'ENA era soprattutto un grande ed eccezionale meccanismo di selezione del personale di elevata qualificazione. Sì, certo, c'erano anche i corsi e c'erano anche gli stage dell'ENA, però diciamo che l'ENA funzionava soprattutto come sistema di selezione. Anche in Italia c'è questa selezione, visto che ci sono i concorsi? Anche in Italia c'è questa selezione, ci sono i concorsi, però il meccanismo dei concorsi è un meccanismo che infatti da questo punto di vista sembra che Brunetta e il governo voglia sostanzialmente e radicalmente modificare, perché è un meccanismo macchinoso e molto lungo. Quello che ha funzionato in passato abbastanza sono stati i corsi concorso presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione, che però, a differenza che in altri paesi, venivano sostanzialmente utilizzati soltanto da alcune amministrazioni, mentre altre preferivano avere propri meccanismi di selezione, che peraltro hanno dato
dato luogo anche a risultati non banali. Penso ancora una volta all'amministrazione degli esteri o all'amministrazione degli interni, voglio dire, no? Dove abbiamo classi di buona qualità. Ecco. Sì, stavo pensando anche a Banca Italia. Vorrei dare la parola al pubblico, mi scusi se la interrompo perché vedo che ci sono un po' di domande da fare. Vi prego di venire qui al microfono. Non togliere la mascherina. Prego, 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 non togliere la mascherina per parlare, tutto lì. Prego. Volevo chiedere al professor Bassanini se nella sua carriera avesse mai preso in considerazione o avesse incontrato da parte di qualcuno la proposta di avviare uno scambio tra i vertici della pubblica amministrazione italiana e quella di altri paesi, una sorta di Erasmus del dirigente pubblico. So che una cosa simile esiste tra Francia e Germania, mi sembra anche una cosa di lunga tradizione che riguardi gli alti dirigenti dei ministeri di quei due paesi. Credo che potrebbe essere una fonte di cambiamento anche culturale da parte della pubblica amministrazione italiana, confrontarsi direttamente attraverso esperienze di lavoro, sia in ingresso sia in uscita, con altri modelli di gestione. Franco Bassanini? Assolutamente sì. Durante per i 5 anni in cui io sono stato ministro della funzione pubblica, si è interrotto da un anno in cui sono stato sottosegretario alla presidenza, ma mi occupavo ugualmente di questa cosa. In questi 5 anni, alla fine di questo periodo, avevamo avviato anche un meccanismo, esattamente un meccanismo di questo genere, che era modellato proprio sull'esperienza che ha funzionato molto a partire dal Trattato dell'Eliseo tra Francia e Germania. Il punto è che è stata poi sostanzialmente fatta cadere. Chi l'ha ripresa in qualche modo è stato il ministro Franceschini, che come sapete ha cominciato qualche anno fa a aprire le selezioni per i direttori dei musei anche agli stranieri. C'è stata una forte reazione da parte della burocrazia interna, ma Franceschini è andato avanti per la sua strada e oggi abbiamo diversi direttori di musei che non sono italiani. Io pensavo ad una cosa più strutturale e più organica che allora, e avevamo previsto con un decreto che questo si dovesse organizzare, cioè che ci fosse proprio, come nel caso dell'esperienza tra Francia e Germania, un vero e proprio scambio per cui anche gli altri paesi, come dire, sperimentano giovani dirigenti italiani e viceversa. Però la cosa è stata sostanzialmente lasciata cadere. La nostra Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, invece, per quanto so, ha degli scambi frequenti con le scuole di altri paesi. Abbiamo un'altra domanda qui dal pubblico in sala. Sì, buongiorno. Allora, io leggo perché ho sempre paura di dimenticare qualcosa, ma l'ho scritto io. Allora, io credo che si possa fare qualcosa in chiave non propagandistica per il turnover generazionale. Cioè, se si dà l'opportunità e non il diritto, come è stato fatto finora, di andare in pensione a 64-65 anni, senza esagerare, quindi, però con 40 anni di contributi. Ogni volta che però viene assunto un giovane, al massimo un quarantenne, a tempo indeterminato, io credo ci sarebbero grossi vantaggi sul piano organizzativo, perché primo, se si pensiona un anziano si svecchia l'organizzazione, secondo, si riducono i costi per gli stipendi e terzo, si accelera la mobilità territoriale e settoriale all'interno dell'amministrazione, ma si potrebbe fare forse anche nel settore privato. Certo che questo fa pugni con il principio del pareggio del bilancio immediato, perché sono vantaggi che si hanno nel medio e nel lungo termine. Poi, se mi permette una battuta brevissima, siccome so che lei si è occupato di scuola con la legge 59-97, autonomia delle istituzioni scolastiche, eccetera, volevo sapere, a proposito di reclutamento dei dirigenti, se conosce e cosa ne pensa dell'ultimo concorso per la selezione dei dirigenti scolastici. Grazie. Lì andiamo veramente sul preciso preciso. Vabbè, Franco Bassanini, no, no,
del concorso per i dirigenti scolastici non mi sono occupato e non sono abituato a parlare di cose che non, di cui non mi sono occupato e che non conosco bene. Colgo invece un punto essenziale di questo intervento che avevo già accennato ma che è stato ripreso. Il punto fondamentale che oggi cambia è esattamente quello che è stato sottolineato nell'intervento. Noi fino a quest'anno, fino all'anno scorso, e questo, come dire, è in qualche modo un regalo della pandemia, eravamo obbligati dalle regole europee, l'ultima è il patto di stabilità e crescita, a raggiungere degli obiettivi di equilibrio di bilancio, diciamo al pareggio di bilancio non c'eravamo ancora arrivati, ma di equilibrio di bilancio annuali, il che rendeva impossibile fare quello che tutte le aziende private fanno, e cioè diciamo investire eventualmente anche indebitandosi nell'ottica di un equilibrio di bilancio pluriennale, perché alcuni investimenti poi consentono, oltre che miglioramento di qualità dei servizi e dei prodotti, consentono anche riduzioni di spesa. L'esempio che io ho sempre fatto, i due esempi, li voglio dire qui. Uno è la sanità. L'esperienza dimostra che l'introduzione di sistemi dell'uso delle tecnologie nell'assistenza sanitaria domiciliare consente di una forte riduzione della spesa sanitaria nel tempo. Però bisogna fare l'investimento iniziale. L'investimento iniziale nell'assistenza sanitaria digitalizzata a domicilio. L'altro esempio sono gli asili nido e le scuole materne, che sono fondamentali. È un investimento fondamentale che costa inizialmente, ma che ha un ritorno sia in termini di formazione delle persone, perché si comincia dagli asili nido e dalle scuole materne la formazione di una donna o di un uomo, sia in termini di incremento dell'occupazione, possibile incremento dell'occupazione femminile, e sia in termini possibilmente di effetti sulla natalità e sul tasso democratico. Sì. Questi investimenti in passato sono stati resi difficili da quelle regole di bilancio. Sì. Con la pandemia abbiamo avuto l'introduzione, attraverso il ricorso alle escape clause, della sospensione del patto di stabilità, e poi abbiamo avuto le risorse di Next Generation EU, che oggi consentono per la prima volta di programmare queste operazioni che migliorano, investono sulla pubblica amministrazione in tutte le direzioni e consentono poi di migliorare fortemente la qualità dei servizi e in prospettiva anche di ridurre la spesa pubblica. Quindi, esatto, la mobilità che si auspicava il nostro interlocutore qui in sala sarà fattibile, potrebbe arrivare. Un'altra domanda dal pubblico qui a Trento. Sì, nella selezione come ci si difende dai meccanismi clientelari e come finalmente si potrà riuscire a premiare il merito? Questa è una domanda che le piacerà, Franco Bassanini, lo conosco. Come si fa? La cosa, diciamo, non è semplice e non è semplice in nessun paese. È chiaro che nella selezione questo deriva dalla, cioè si può fare prevedendo che la selezione sia affidata a strutture, organismi competenti e non, come dire, al servizio della politica. Questo è una risposta, per così dire, ovvia. C'è però l'altro punto che va sottolineato, perché le scelte clientelari poi possono intervenire dopo, nell'attribuzione degli incarichi e nel rinnovo degli incarichi. Qui è il punto a cui accennavo prima. Qui bisogna riuscire a far funzionare, so che Brunetta è fortemente interessato a farlo, intenzionato a farlo, bisogna riuscire a far funzionare un meccanismo di verifica
dei risultati della gestione da parte dei dirigenti pubblici. Nel privato le performance di un dirigente sono misurate dal mercato, no? Se uno è bravo, l'azienda ha successo, aumentano le sue, come dire, vende di più, aumenta il suo fatturato, aumentano gli utili, aumentano i dividendi e quindi viene premiato. Se viceversa non è bravo, lo si vedrà sulla base dei risultati e gli azionisti faranno di tutto per cambiarlo rapidamente, perché ovviamente c'è il rischio del fallimento della società, del fallimento dell'azienda. Nel pubblico non è facile introdurre meccanismi di questo genere, perché la verifica del mercato è possibile solo in alcuni casi, e quindi bisogna introdurre nel pubblico degli indicatori di risultato, degli obiettivi. Questo è il lavoro da fare, e poi prevedere dei meccanismi che consentano di verificare se un dirigente, se una struttura amministrativa ha raggiunto quegli obiettivi, o addirittura li ha superati, o se invece non li ha raggiunti. Questa cosa è prevista da tempo, da una legge Bassanini del 1998 scritta dal povero Massimo D'Antona, è stato attuato soltanto saltuariamente, soltanto in qualche amministrazione. È prevalsa quasi sempre una sorta di collusione tra la politica e la vecchia dirigenza. La vecchia dirigenza che fa il possibile per non essere effettivamente misurata sulla base dei risultati, con il rischio che di dover poi essere sanzionata, di non avere il rinnovo dell'incarico per effetto di risultati mediocri. La politica, perché tutto sommato ha preferito una collusione con l'alta dirigenza che gli consentiva di ottenere spesso una collaborazione della dirigenza nel perseguimento di obiettivi clientelari. Ma lì farei una domanda: se ad esempio l'amministrazione affidava a una società esterna di consulting questa valutazione per sfuggire, per evitare il rischio della cooptazione? Questo è uno degli strumenti possibili. Devo dire che questo è uno strumento che è previsto, intanto è stato previsto negli anni passati dai ministri dell'economia per quanto riguarda un meccanismo di selezione, pur esso importante anche se non riguarda l'amministrazione pubblica in senso stretto, che è quello degli amministratori e dirigenti delle società partecipate dallo Stato. Devo anche dire che ha funzionato in modo molto alterno, cioè ci sono stati governi che hanno rispettato le indicazioni delle società di headhunter che erano state selezionate, e ce ne sono stati altri governi che se ne sono infischiati largamente. Poi c'è anche una terza soluzione, che è quella di selezionare una società di headhunter disponibile a farsi poi suggerire dalla politica le indicazioni, allora, dare. Torniamo a capo. Ovviamente le società di headhunter più serie non lo fanno, ma non tutti sono seri in questo paese. Ci sono altre domande qui dal pubblico? Siamo disponibili, prego. Buongiorno professore, io avevo una osservazione in merito proprio alle procedure concorsuali, e quindi se fosse possibile pensare a un miglioramento proprio nell'ottica di un avvicinamento anche al privato. Io quando faccio un colloquio di lavoro mi presento a un'azienda, mi propongo degli obiettivi, delle richieste, fare concorsi con una marea di partecipanti per, non so, coadiutore amministrativo livello D, per poi non capire in quale ufficio, non è questo un sistema che disincentiva la professionalità richiesta proprio al candidato? E invece la seconda cosa breve, se un sistema come lei prima detto delle autodichiarazioni, quanto sarebbe importante oggi spingere su un sistema, una banca dati anche tra le pubbliche amministrazioni più unificata? Cioè un certificato di nascita il comune ce l'ha, lo mette in un sistema informatico, okay. Io devo iscrivere il figlio, okay, a scuola, è automatico che la procedura della scuola riconosca o vada a trovare quel certificato, senza che io debba, okay, allegare, cercare, eccetera. Grazie.
Ok, le rispondo subito. Intanto su questa seconda cosa, quando abbiamo introdotto e generalizzato l'autocertificazione tra il 97 e il 98, l'obiettivo era la decertificazione, e cioè, e l'obiettivo cosa vuol dire? Vuol dire l'applicazione del principio once only, che significa che se uno cambia residenza, per dire, lo comunica alla pubblica amministrazione, diciamo al comune, e da quel momento, rendendo interoperabili tutte le banche dati pubbliche, cioè collegando fra di loro le banche dati pubbliche, non deve più dichiarare dove è residente, perché questo il sistema pubblico lo sa. Quindi il cittadino comunica una volta sola: mi nasce un figlio, comunico che mi è nato un figlio, nome e cognome, chi sono i genitori, data di nascita, luogo di nascita, e da quel momento non c'è più da neppure da autocertificare niente, perché le banche dati delle pubbliche amministrazioni collegate fra loro conoscono questo dato. Questo era l'obiettivo. Questo obiettivo, stabilito dalla una legge Bassanini nell'anno 2000, non è stato attuato. Adesso il ministro Colao ha messo questo obiettivo come uno dei punti da realizzare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bene, 20 anni di ritardo, però meglio tardi che mai. È molto importante che adesso finalmente, con decisione, un ministro molto competente in materia di digitalizzazione lo proponga come obiettivo da realizzare finalmente. Questo sulla seconda cosa che era stata detta. Sulla prima io credo che il ministro Brunetta, quanto ho capito, perché il testo non c'è ancora, abbia inserito effettivamente per il reclutamento di molti di questi dirigenti e tecnici a tempo determinato, che però poi potrebbero attraverso i concorsi diventare anche a tempo indeterminato, abbia stabilito delle procedure mutuate sul privato, stabilendo che si fanno esattamente dei colloqui. Naturalmente per il pubblico bisogna anche stabilire alcune regole, perché il rischio è che uno si chiami semplicemente l'amico o il parente, no? E non faccia quindi un'effettiva selezione. Ripeto, c'è sempre questa differenza: nel privato il mercato misura i risultati, nel pubblico il mercato raramente è in grado di misurare i risultati. E quindi giustamente noi abbiamo una Costituzione che prevede il principio del pubblico concorso. Come evitare che i concorsi siano concorsi con 100.000 persone che partecipano per 10 posti o 50 posti? E l'unico modo è quello di definire in modo preciso i requisiti necessari per partecipare a un concorso, in modo da avere, come dire, una selezione in partenza tra quelli che possono partecipare. Però il principio del pubblico concorso sta in Costituzione, deve essere rispettato, e peraltro nel pubblico passare ad un sistema totalmente diverso presenterebbe molti possibili inconvenienti. Appunto, difatti c'è anche la Costituzione, volevo precisare, che prevede questi concorsi generali, anche se sono forse un po' obsoleti. C'è ancora una domanda nel pubblico, andiamo quasi in chiusura perché abbiamo tempi stretti adesso. Io ho solo una domanda, Franco Bassanini, perché so che è un altro dei suoi numerosi cavalli di battaglia. L'interoperabilità dei sistemi informatici delle amministrazioni, che sarebbe molto utile per la lotta all'evasione fiscale. A che punto siamo? Cosa crede che potremmo sperare nei prossimi, ma non decenni, proprio anni, anche mesi? Ma è quello a cui accennavo prima, diciamo, l'interoperabilità delle banche dati pubblici è diciamo prevista dal ministro Colao tra gli obiettivi fondamentali da realizzare con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo ha naturalmente un effetto a cui accennavamo prima, che è quello di consentire di superare
la stessa autocertificazione, perché non c'è più bisogno neanche dell'autocertificazione e i dati che riguardano il cittadino sono noti alle amministrazioni pubbliche perché se li scambiano tra loro. Ma potrebbe anche appunto essere molto importante per la lotta all'evasione fiscale. Devo dire che noi siamo stati, e anche questo è quasi sconosciuto, uno dei primi tre paesi al mondo a informatizzare le denunce dei redditi. Io ricordo che arrivavano da paesi come Singapore, Hong Kong, Nuova Zelanda, Canada a Roma per vedere come stavamo informatizzando le dichiarazioni dei redditi da un lato e come stavamo sperimentando la firma digitale e la carta d'identità elettronica dall'altro. Però che cosa è successo? Che poi negli anni successivi questi paesi e molti altri sono andati avanti e noi invece non siamo mai passati, cioè siamo passati con moltissimo ritardo dalla fase sperimentale alla fase invece dell'applicazione. E qui il punto fondamentale è stata la resistenza, che non è solo italiana, in Francia c'è la stessa cosa, la resistenza delle amministrazioni a scambiarsi i dati fra di loro, a renderli effettivamente interoperabili. C'è una gelosia delle amministrazioni e questa gelosia parte anche dall'idea, dal punto di avere sistemi informatici, piattaforme diverse tra loro. Il lavoro che sta facendo Colao andrà proprio in questa direzione, ha sicuramente le competenze adeguate per poterlo portare a termine. Grazie Presidente, possiamo lasciarli perché ormai siamo in chiusura. Grazie per la sua pazienza con un collegamento difficile, ringrazio anche il pubblico qui in sala, quelli che erano collegati, perché è stato un po' rock and roll per una domenica mattina, però siamo riusciti veramente ad avere tanti punti di riflessioni, di informazioni e anche chiudiamo su, alla fine direi, un po' di speranza per l'Italia ci ha dato oggi, no? Franco Bassanini? Io penso che grazie, come dire, alle competenze sicuramente molto importanti che Draghi ha riunito nel suo governo, dato a una forte regia che il Presidente del Consiglio mi sembra deciso ad esercitare, e grazie alle risorse europee, ma anche ai vincoli che l'Europa ci pone, perché questo è un altro punto importante. L'Europa ci dice: vi do queste risorse, ma solo se fate le riforme, solo se ottenete questi risultati, solo se in questo caso modernizzate l'amministrazione italiana, e voglio vedere i risultati di qui al 2026. In Italia il vincolo esterno è sempre stato importante, lo è stato nelle stagioni di riforme del primo governo Prodi, solo che era un vincolo di breve termine. Una volta entrati nell'Unione Monetaria Europea il vincolo non valeva più e non era accompagnato dalle risorse per investire nelle riforme. Oggi invece abbiamo un vincolo europeo di medio termine, dura 5 anni, fino al 2026, ed è accompagnato dalle risorse. Però le risorse arriveranno solo se le riforme verranno fatte. La carota Quindi in bastone. Io penso che sia una grande finestra di opportunità, come si usa dire, per modernizzare il Paese. Forse questa volta ce la facciamo. Grazie, arrivederci.